roulette infinita di calci di rigore, ad esultare è la J-Stars, vittoria sofferta e meritata contro una Junior biellese che esce sicuramente a testa alta dal campo, dopo una partita che gli ha visti mettere in moto il cuore quando le gambe non potevano aiutarli. Alza il trofeo la J-Stars al termine di una stagione che gli ha visti protagonisti, una finale che poteva essere archiviata prima dei supplementari. È mancato il guizzo, la giocata vincente per replicare la perla del vantaggio J-Stars. La rete di Savino è da bomber di razza purissima, il puntero di Petrucci riceve palla nell'area piccola, spalla la porta, stoppa il pallone, palleggia con una bellissima girata fredda a Cavallari, facendo esplodere la sua panchina. Vantaggio meritato per la J-Stars che sembra essere partita con il piede giusto in questa finale, regalando dopo pochi minuti una doccia freddissima per la squadra di Roano. La Junior biellese però non si arrende, incassa il colpo e si rialza subito. A caricarsi sulle spalle la squadra è tutto il talento di Artiglia. Il numero 10 bianconero si incarica di calciare la prima punizione dal limite della partita, che magistralmente si insacca alle spalle di Galante. Dopo le due perle realizzate da Savino e Artiglia nel primo quarto d'ora di gara, il ritmo della partita si abbassa vistosamente. Le due squadre, dopo un avvio all'arma bianca, tendono ad abbassare il baricentro. Sembra quasi che le due compagini abbiano voluto mostrare i muscoli fin da subito per spaventare gli avversari e che dopo un avvio senza freni il primo tempo si sia chiuso sulla tattica e sullo studio degli avversari. La ripresa mette in scena il classico copione di una finale. Le due squadre affondano solo se sentono l'odore del sangue e a vincere solamente la paura di fare quell'errore fatale. Se la partita si fosse disputata all'interno di un ring, alla fine dei tempi regolamentari la coppa l'avrebbe alzata la J-Stars. Il baricentro della squadra di Roano si abbassa troppo, lasciando alla J-Stars il pallino del gioco e permettendo agli avversari di fare il bello e il cattivo tempo in zona gol. Saranno quindi tempi supplementari a decretare chi sarà il nuovo campione regionale. L'overtime parla di una partita inchiodata, fredda, che vede il pressing offensivo della J-Stars continuare a mettere in apprensione la Junior biellese, che però riesce a mantenere il risultato del pareggio e a portare ai rigori una partita che li ha visti subire troppo il gioco avversario. I rigori saranno fatali alla Junior biellese, che dopo aver annullato due match point della J-Stars dovranno capitolare dopo l'errore di Garofletti, che permetterà a Boscarina di trasformare il rigore che vale un'intera stagione. Una bella emozione, è un momento importante perché i ragazzi hanno lavorato duro tutto l'anno, considerando che siamo partiti che avevamo qualche problema di organico, invece dopo piano piano abbiamo fatto una squadra importante, con grande carattere, una squadra comunque anche con delle qualità di questo, quindi sono molto contento sotto quell'aspetto lì. Penso che loro sono stati, il mio commento è strepitosi, perché siamo arrivati fin qua con i nostri mille problemi che forse è stata la nostra forza. Poi perdere al 12° rigore contro una squadra che doveva vincere. Penso che noi abbiamo onorato Biella, la maglia di Biella e comunque il calcio anche proprio biellese in sé. È un gruppo meraviglioso, è dall'inizio dell'anno che stanno dando tutto quello che hanno, con, come diceva il mister, mille problemi, però più di così, voglio dire, credo che perdere, come ha detto il mister, al 12° rigore, quella è una sconfitta non onorevole, di più ancora. Piangevano nello spogliatoio, però voglio dire, fa parte del calcio, è il bello e il brutto del calcio. La roulette dei calci di rigore, si sa, può regalare mille emozioni. Alla fine però la pallottola che incoccia sul tamburo la trova il Chieri di Brighenti, che preme il grilletto sbagliato. Micheli si rialza con il pallone in mano e fa esplodere di gioia la J-Stars, mandando all'inferno invece Venturato e compagni, che si ricorderanno questo rigore ancora a lungo. La partita però parla di una vittoria ai punti per la J-Stars, con un secondo tempo che ha visto animare le due squadre fino al termine dei tempi regolamentari. Armenia prende per mano la J-Stars e le indica l'autostrada per il paradiso all'inizio del secondo tempo. Dopo pochi minuti dalla ripresa è il colpo di genio di Bollino che con la spizzicata giusta lancia in porta Armenia, che col destro giustizia senza appello il povero marinaro, che non può fare altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco. Ripresa da panico, dopo un primo tempo che ha visto la J-Stars assediare in continuazione la porta del Chieri, il vantaggio siglato da Armenia è una vera e propria liberazione. La prima parte di gara, infatti, il Chieri la gioca tutta nella sua metà campo, con la squadra di Buona Grazia che detta tutti i tempi dell'incontro, senza mai dare spazio al Chieri di poter anche solo pensare di impensierire lo spettatore Miceli. A sedare gli animi della squadra di Buona Grazia ci pensa il bomber che non ti aspetti. L'unica ingenuità della difesa della J-Stars viene punita da Capocchiano, che con un colpo di prestigio chiude il triangolo con Venturato e si trova davanti a Miceli. Dribbling secco e gol a porta vuota. Dopo il gol del pareggio la J-Stars rischia di subire troppo il contraccolpo. Il Chieri ormai gioca con il fuoco negli occhi e sente l'odore giusto del sangue che serve ai predatori per portare a casa la preda. Il colpo di reni però non serve al Chieri per portare a casa la partita al termine dei tempi regolamentari. Le due squadre durante i tempi supplementari giocano con il freno a mano tirato, consce del fatto che il minimo errore potrebbe costare carissimo. Si andrà quindi ai rigori, dove l'errore di Venturato condannerà il Chieri a mettersi al collo la medaglia dei secondi classificati.
Olimpiadi e la J-Stars può ufficialmente cominciare a festeggiare una doppietta storica che ha meritato di portare a casa tra gli applausi finali di tutti. Soddisfazione doppia perché abbiamo vinto due titoli, soddisfazione importante perché abbiamo vinto contro il Chieri che in questi ultimi anni è la nostra antagonista. Oggi è andato bene noi, gioiamo noi con la nostra categoria 97, gioiamo con i 99. Poi accadono cose goliardiche che rimangono qua nel recinto di gioco e quelle qui devono rimanere. Diciamo che essere arrivati qui è motivo di orgoglio, anche perché quando siamo partiti sicuramente non pensavamo di arrivare a questo punto. È logico che poi perdere la finale ai rigori a oltranza fa male. Però comunque io devo solo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto e per il risultato che hanno ottenuto. La super sfida del Valle ha di fatto rispecchiato il duello ammirato durante l'intero arco della stagione. Voce grossa del gruppo di Ketting che poi sul più bello si scioglie, commettendo gravissime ingenuità al cospetto di una Pro Settimo Eureka più concreta ed efficace nei momenti che contano. Nonostante assenze e classifica, il Valle è partita vera tra una Pro che pur potendo accontentarsi del pareggio cerca di tenere il pallino del gioco ed uno Sporting sempre in agguato a fare male con ripartenze devastanti in verticale. La Pro d'accanto suo è sempre pericolosa su ogni situazione da palla inattiva e al 23esimo serve un miracolo di Boari per evitare all'incornata di Cacciatore di sbloccare il risultato. La prima vera occasione di marca giallo-blu arriva al 26esimo. Massaro si trova in un amen davanti a Maia, ma il suo diagonale si stampa sul palo interno. Due minuti dopo invece il portierino bianco cerchiato ad evitare il peggio sulla rasoiata del bomber ospite. Il gol arriva in ogni caso al 42esimo con la Pro momentaneamente in 10, Barabino out per infortunio ed è Gallacci a sbagliare il disimpegno per vie orizzontali a metà campo innescando la ripartenza sull'asse Ravasi-Massaro ed è proprio il primo a trovare la giocata da biliardo che supera Maia. La gara si infiamma, al 44esimo Miglia Vacca in cappa in un'ingenua seconda ammonizione in area avversaria lasciando i suoi in 10 e la Pro non perdona già al 46esimo quando liberissimo Cacciatore al volo trova il sinistro Maligno che inganna un incerto Boari. Subito dopo l'intervallo arriva il sorpasso, ennesimo corner di Marangone, questa volta è Caracciolo a staccare in totale libertà, schiacciando in rete dal limite dell'area piccola. Sporting Bellinzago sotto di un uomo e di un gol, ma ciò che più conta con il morale sotto i tacchetti per una partita messa in discussione solo da un paio di punizioni al veleno di Baldi, dall'ultima delle quali nasce poi il gol del pareggio di Maisto, che, pallottoliera alla mano, serve per evitare di staccare la spina. Finisce 2-2, quanto basta alla Pro per mantenere il distacco e festeggiare la settimana successiva l'attesa promozione in Serie D. Il Volpiano si aggiudica con una giornata d'anticipo la vittoria del girone B e rende inutile il successo esterno del Casale. Il 3-1 non descrive comunque le difficoltà riscontrate. Merito di un Pavarolo tonico e positivo, abile a sfruttare l'unica vera occasione in suo possesso e ad imbrigliare un avversario spuntato ed innocuo, troppo sterile in fase offensiva e scollato sulla linea mediana. Quest'ultimo è il reparto a fornire le maggiori perplessità. Parente capisce presto che deve improvvisarsi anche mezzala, se è vero che Valsecchi e Taramino non interpretano il ruolo nella maniera dovuta. I due non supportano la retroguardia e allo stesso tempo non forniscono alcun contributo in fase d'attacco, lasciando i tre attaccanti sempre in inferiorità numerica. Gli ospiti giocano invece sullo stretto ed occupano il campo in larghezza. Una nota di merito va poi riconosciuta ai difensori centrali, che non si lasciano ingannare dal campo pesante e non sbagliano mai un solo intervento. Il Pavarolo ha poi la bravura di trovare il vantaggio alla prima occasione dopo 13 minuti di una partita fin lì soporifera. Todaro scende in fascia, serve al centro dove compagni ed avversari lisciano il pallone, raccolto a centro area da Vailatti e scaraventato in porta. Gli ospiti avrebbero l'occasione di portarsi sullo 0-2, ma Perrino spedisce prima a lato da ottima posizione e poi Pinelli disinnesca una cannonata di Todaro. Lo 0-1 è un risultato che al Volpiano può tutto sommato andar bene. Lo svolgimento della partita cambia da inizio secondo tempo. I padroni di casa giocano con maggior determinazione, sfiorano per due volte l'1-1 prima che l'ingresso di Amoruso cambi definitivamente il copione. L'esterno cuce il gioco in maniera più efficace, segna il gol del pareggio e serve due assist in 10 minuti, mandando in porta prima Santoro e poi Parente.